Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 130 di Dragon Ball Super. Ed è l'ultima volta che mi sentirete dire questa fantomatica frase. Perché è finito Dragon Ball? Dopo 32 anni, dall'ovviamente anno in cui è uscito il primo episodio dell'anime, non del manga, perché oggi ufficialmente finisce l'anime. Probabilmente, anzi, quasi sicuramente non finisce del tutto, però diciamo che è finito. Per un annetto non succederà niente alla saga di Dragon Ball, tranne a dicembre il film e dopo forse un'altra serie, perché ragazzi, da come avete visto nell'episodio che mi raccomando, questa sì è una recensione, però vi consiglio sempre di vederlo prima, perché più che altro sono miei pareri sull'episodio. Quindi una nuova serie è più che lecita, perché diciamo con la scelta che hanno fatto quelli della Toei Animation, in compartecipazione anche con l'autore Akira Toriyama sicuramente, è stato scelto di non cambiare niente. Quindi nessuno è morto, il desiderio è stato quello di resuscitare tutti gli universi, evviva! Inizialmente c'ero rimasto veramente male, perché si parlava di resuscitare l'universo 6, resuscitare probabilmente l'universo 11 perché c'è Jiren ed è stato un combattente fortissimo, e dopodiché resuscitare tutti gli universi. Quindi inizialmente sono rimasto un po' spaesato, ma dopo, grazie all'avvento di parole dette da Zeno, e dette soprattutto da Shinkan, che diceva proprio che l'universo che avrebbe vinto, in generale la persona che avrebbe vinto dell'universo vincitore, poteva esaudire un desiderio, e questo lo sapevamo. Ma se avesse esaudito un desiderio che fosse stato egoista, avrebbe distrutto anche quell'universo, e quindi non ci sarebbe stato più nessun universo. E quindi probabilmente avrebbe ricreato un nuovo universo, nel senso un altro gruppo di universi. Però se fosse stato virtuoso e avrebbe desiderato che tutti gli altri universi fossero rigenerati, allora sarebbe andato tutto a posto. Diciamo che secondo la testa delle Shinkan e degli Zeno doveva proprio finire così questo torneo. Quindi, diciamo, questo qua spiega un pochettino e non ce la fa assaporare amara come resuscito gli universi e basta. Però porta anche grandi dubbi questo finale e questa decisione, perché è tutto ritornato come era prima. Cioè, è come se non ci fosse stato uno step tra il prima torneo del potere e dopo il torneo del potere, perché ritorna tutto alla normalità. Solamente 2 giorni dopo, perché se non sbaglio era 48 ore il torneo del potere, quindi 2 giorni dopo si ritorna tutti come era prima. Nessuno è stato ucciso e niente è successo. Da una parte è viva perché almeno la storia continua ad andare avanti, ma d'altra parte non finirà mai. Però in generale questo episodio mi è piaciuto tantissimo. Le scelte che hanno fatto per rendere questo episodio memorabile sono state molto molto azzeccate. Infatti ragazzi, se ricordate bene, il mio episodio preferito era quello del combattimento tra Goku e Kefla. Ma mi dispiace dirlo, anzi no, perché questo episodio, l'ultimo episodio di Dragon Ball Super, si prende il primo posto. È stato veramente grandioso, l'ha strappato il primo posto. È stato fantastico, non ho mai visto dei disegni così belli in tutta la saga. Lo so che lo ripeto, lo continuo a ripetere in questi ultimi episodi, però hanno aumentato l'asticella della qualità fino a quest'ultimo episodio, che per renderlo proprio memorabile è fantastico. Non c'è un errore, veramente, andarlo a cercare e soprattutto le animazioni. Chi le ha fatte e ci ha lavorato probabilmente per un mese solo a questo episodio, è veramente fantastico. E alla fine notiamo che hanno dato così tanta importanza al C17 che è rimasto proprio lui. È stato lui a esprimere il desiderio, è stato lui a rimanere l'ultimo ed è stato lui a riportare in vita tutti gli altri universi. Dopo il sacrificio di Goku e Freezer che hanno combattuto insieme contro Jiren. Spieghiamo alcune cose, perché Jiren tutto ad un tratto riprende tutta la sua potenza.
Ok, non è del tutto giusto, ma secondo me è proprio giustificato dal fatto che lui per un momento ha riscoperto un nuovo potere, che è quello che ha portato Goku all'ultra istinto definitivo, cioè il potere di fidarsi delle persone e avere degli amici che ti supportano. Quindi grande lezione per Jiren, meno per Goku che si rialza e addirittura si trasforma, per esempio vedete in questo frangente, si trasforma e non trasforma in Super Saiyan, da che non si poteva nemmeno muovere. Sappiamo che Goku ha un potenziale incredibile, veramente in pochissimo tempo riesce a recuperare quelle poche energie, però questa mi sembra un po' troppo esagerata come rigenerazione dell'energia. Però, tolto questo, l'episodio è veramente bellissimo. E veramente, ragazzi, questo episodio finisce con tutti che sorridono e a tutti è andata bene. Questo da una parte, come ho detto, è buono, da una parte no, perché diciamo tutto finisce per il meglio, Dragon Ball è sempre stato così, ma in questo caso forse hanno un po' esagerato perché veramente tutti hanno quello che vogliono alla fine, cioè Freezer viene resuscitato da Whis sotto ordine di Beerus perché dice che ha combattuto bene e come vediamo nella fine dell'episodio, Freezer vuole distruggere tutto il mondo, ma come sempre, ma probabilmente si dovrà ancora allenare col suo super allenamento per riuscire a fronteggiare Goku. Dopodiché scene bellissime, cioè che Bulma va ad abbracciare Vegeta, che ritorna, dopodiché vediamo Goten e Trunks che sono tipo tutti con i vestiti strappati perché hanno difeso l'isola di C-17, dopodiché vediamo C-17 che alla fine se la fa la crociera, perché lui veramente voleva desiderare di farsi una crociera, quando te la può offrire Bulma, che è ricchissima, quindi anche lui si fa la crociera e tutto finisce alla normalità. Finisce con una piccola chicca, cioè Vegeta e Goku continuano a combattere come fanno sempre e addirittura ci hanno messo il pezzettino dei Fills, cioè che loro sono messi nelle due montagnette, nelle loro posizioni peculiari quando hanno combattuto per la prima volta. Ma Goku dice che l'Ultra Istinto non lo può usare perché è una tecnica che intanto non riesce ancora a padroneggiare e soprattutto per trasformarsi appunto in ultra istinto deve essere al limite e deve superare i suoi limiti, se no non si può trasformare. Quindi diciamo questo è una cosa buona perché così non può abusare dell'ultra istinto in modo casuale, ma è una cosa cattiva perché è veramente tornato tutto prima del torneo del potere. Cioè Goku non ha nemmeno l'ultra istinto, tutti sono ritornati a 2 giorni prima, quando il torneo del potere doveva ancora iniziare. Ditemi un po' cosa ne pensate, questo è il mio giudizio e noi ci vedremo con altri video, spero, non di Dragon Ball Super perché è finito, ma magari consigliatemi qualche anime che la domenica posso recensire, magari il primo episodio di qualche anime consigliato da voi. Per oggi da me è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!